Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di Zenfone 2. O lo ami o lo odi. A me piace un sacco. Rapporto qualità-prezzo veramente, veramente buono. Vediamolo in profondità insieme. Ecco finalmente l'Asus Zenfone 2. Che dire, questo cellulare a me è piaciuto davvero tanto. Ma davvero, davvero tanto. Il rapporto qualità-prezzo è invidiabile. Troverete, a mio parere, poco sul mercato con queste caratteristiche, con questo hardware a questo prezzo, ok? Stiamo parlando di prezzi che ormai scendono sotto i 200 euro su eBay, ma variano tra i 200, 389 e i 400 euro, che è il limite massimo, il prezzo, diciamo, di, chiamiamolo di listino per capirsi, di questo Asus Zenfone 2. Che dire, come avete visto si sblocca col doppio tap, telefono davvero molto molto fluido, ma vediamo prima nel dettaglio la parte hardware. Il display è un Full HD da 5 pollici e mezzo e direi che adempie completamente il suo lavoro. A mio parere ancora gli schermi 4K o leggermente o 2K come possiamo trovare su alcuni telefoni oggi sono qualcosa che ancora secondo me non valgono la pena, consumano molta batteria e non è secondo me apprezzabile la qualità del video 4K su uno schermo così piccolo, anche se fa impressione la possibilità di poter avere uno schermo a bordo di un telefono del genere, uno schermo 2K o addirittura 4K. Nel nostro caso parliamo di un display IPS da Full HD, Gorilla Glass 3, 5 pollici e mezzo, abbiamo detto 401 ppi. Vediamo il telefono dalle varie prospettive. Jack, pulsante di accensione, spengimento e sblocco. Sul lato sinistro non c'è niente, sotto abbiamo il caricabatterie e il microfono principale, diciamo. Come vedete sul lato destro anche non c'è niente, a parte questa tacchetta che serve per poter togliere la cover posteriore, davvero molto 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 difficile da togliere. Si può togliere tutto infilando l'unghia e facendola girare, batteria non sostituibile, però si può sostituire invece la back cover. Sul lato posteriore abbiamo la fotocamera da 13 megapixel, il LED dual tone e i due pulsanti stile LG per capirsi del volume. Non c'è un tasto home fisico sulla parte frontale, i tasti infatti sono digitali, diciamo. Ecco, doppio tap per sbloccare, abbiamo detto, e entriamo in questo Zenfone 2. Come vi ho detto nell'introduzione, è un telefono che secondo me vale davvero la pena, e vale davvero il prezzo che costa. Il valore che ha è molto molto più elevato dal mio punto di vista del prezzo che costa, ma andiamo nei dettagli. Vediamo in CPU Z le caratteristiche hardware, o almeno quelle più che ci interessano, quelle più importanti di questo Zenfone 2. 4 GB di RAM, sì signori, 64, 32 GB di memoria interna su questo modello, ma esiste anche la versione a 16 e a 64, Atom CPU Z3580 a 2 GHz 33 e un quad core. Devo dire che c'è poco da dire sull'hardware di questo dispositivo, perché Asus per il prezzo di vendita ha fatto davvero un ottimo lavoro. I materiali sono buoni, anche se questa back cover è in plastica, non sembra assolutamente in plastica, non è assolutamente cheap. È molto, una plastica molto bella, molto piacevole al tatto, anche il touch and feel è molto piacevole. Come vedete non scivola, è molto attaccato al palmo e per un dispositivo 5 pollici e mezzo è davvero molto utile. Anche se c'è, cliccando due volte, la possibilità di avere la modalità a una mano, ok, che può davvero diventare risultare molto comoda su questo tipo di dispositivi. Non vi ho ancora detto che questo Zenfone 2 è dual sim, ebbene sì, anche se c'è ovviamente un se, la
diciamo, la connessione dati è attiva solo sulla SIM 1. Sulla SIM 2 si possono solamente fare e ricevere chiamate oppure SMS, ma non avrete la possibilità di switchare a caldo tra SIM 1 e SIM 2, con la connessione dati. La connessione dati è sempre e solo abilitata nella, SIM 1. La Zen UI è davvero, a mio parere, fatta davvero molto bene. Molto scorrevole, nonostante le mille applicazioni che Asus inserisce nel suo sistema operativo, mentre tutti gli altri cercano di togliere, Asus va controcorrente e aggiunge tutta una serie di applicazioni personalizzate, proprietarie, che alcune delle quali davvero poco utili, mentre invece altre, come Zenlink o Share, Link Share o Share Link, una roba del genere, molto molto utili, che possono servire per comandare a distanza il vostro computer di casa o il portatile, quello che preferite, o anche semplicemente per inviare, come Wi-Fi Direct, per capirsi, dei file, condividere in maniera veloce dei file. A questo punto vi dico anche le dimensioni: 152x77x 10,9 mm di spessore. La cosa bella di questo Zenfone è che l'impugnatura, nonostante sia molto grande, 5 pollici e mezzo, non è al limite del padellone, per me è già un padellone, per capirsi, la famosa padella. Questa smussatura, diciamo, che assottiglia lo spessore del telefono sui lati, rende molto molto comodo e, come posso dire, rende la presa più avvolgente, con più grip, più sicura. Ecco, scusate, suona il telefono. Rende il grip più sicuro, abbiamo detto. Non c'è il sensore di impronte per lo sblocco, ma con il doppio tap si, diciamo, ovvia a questo problema. Voglio farvi vedere una cosa, sposto questa icona qua, perché il doppio tap in effetti è comodo per sbloccare, ma poi per bloccare bisogna andare, ovviamente, nella parte alta, e devo dire, a mio parere e per i miei gusti, il tasto per accendere e spengere, quindi anche bloccare e sbloccare, posto nella parte alta, del telefono, non è proprio comodo. Ma vi faccio vedere una cosa carina, perché bloccando c'è un'opzione nel menu delle impostazioni che abilita il doppio tap sullo schermo, sulla home, per bloccare, il telefono. L'unica cosa è che dovete lasciare uno spazio vuoto, come ho fatto io, perché funziona solamente sullo spazio vuoto, sulla screen. Quindi, se riempite la vostra home, di applicazioni, non avete lo spazio per effettuare effettivamente il doppio tap sullo schermo e poterlo così bloccare. Andiamo a vedere come funziona. Vediamo Google Chrome, davvero molto scorrevole. Vi faccio vedere il Corriere della Sera. Vi faccio vedere la versione desktop. Questa è la versione mobile. Non fate caso alla velocità di caricamento, perché sono sotto wifi e il mio wifi è decisamente lento. Con il 4G funziona molto molto più velocemente. Vi posso far vedere che le pagine scorrono davvero molto bene. Zoom, vedete che nonostante non sia ancora del tutto caricata la pagina, Chrome c'ha sempre questo difetto che non capirò mai, però vedete che adesso ricarica di nuovo, però ecco, rende davvero, è davvero molto scorrevole. Qui i 4 giga si fanno davvero sentire. Non vi faccio vedere la parte gaming, perché non lo faccio mai, non sono uno che gioca in particolar modo sul telefono. Comunque vi posso assicurarvi che scorre davvero molto bene anche a livello gaming. Ho visto un sacco di recensioni, ho provato ovviamente anche alcuni giochi e funziona davvero in maniera eccellente. Ma andiamo a quello che ci interessa di più. Come sapete, su questa recensione in particolar modo mi focalizzo sulla fotocamera, quindi sulla qualità, sull'utilizzabilità fotografica di questo dei telefoni, e devo dire che qui Asus ha fatto un po'. È andata un po' cheap, diciamo. La telecamera 13 megapixel con, abbiamo detto, con il flash dual tone, che però non è potentissimo. Camera frontale 5 megapixel, che funziona invece abbastanza bene, devo dire. Però ecco, vi faccio vedere qualche foto, anche in situazioni un po', come dire,
estreme. Ecco qua, mia moglie in piscina, la chiesa, Isola d'Elba. Vedete che per avere il massimo formato e la massima risoluzione possibile bisogna scattare in 4 terzi. Vedete che non è niente di eccezionale. Come dire, guardate come si perdono abbastanza dettagli. Ora, ok, questa è una situazione di luce davvero molto particolare, però posso dirvi che sulla fotocamera si poteva fare meglio. 13 megapixel, ci sono camere 13 megapixel su altri telefoni che funzionano decisamente meglio. Andiamo a vedere l'applicazione. Ok, vediamo insieme la fotocamera come scatta. A questo punto, ecco la nostra piantina come al solito. Vediamo insieme una macro. Vedete che l'autofocus è sempre abbastanza veloce e preciso. Quello è un pregio, perché sulle macro lavora davvero molto bene. Che dire, nel complesso, nella media, ecco, è una fotocamera decente, no, senza né arte né parte, diciamo. Ecco, se cercate un telefono specifico per fare la maggior parte delle vostre foto, vi consiglio sicuramente altro. Andiamo a vedere però la parte interessante forse di questa fotocamera Asus, che è la parte delle varie impostazioni, pre-impostazioni che Asus ci fornisce, ci mette a disposizione da utilizzare. Non le uso quasi mai, però quando ho il tempo di farlo, quindi quando non faccio una foto come normalmente faccio col cellulare, punta e scatta, posso dirvi che la panoramica, l'HDR funziona abbastanza bene, ci permette di risolvere alcune situazioni di luce magari un po' estreme, mentre invece risoluzione super lasciate perdere, luce bassa lasciate perdere, foto notturna niente di che. Profondità di campo è la modalità che ci permette di sfocare in maniera un pochino più accentuata lo sfondo, e funziona abbastanza bene, quindi cerca di forzare l'apertura del diaframma più aperta possibile. Mentre invece, ok, qui ci sono gli effetti di post-produzione, autoritratto, animazione GIF è sicuramente una delle mie preferite, ci permette di fare una foto che poi diventa un piccolo video che si ripete. Vi faccio vedere come funziona. Ecco qua. E adesso non si vede, però, perché non c'è movimento, però se fate una foto a qualcosa che si muove, tornerà a ripetere, come nelle GIF si vede sempre, il movimento continuamente. Torniamo a vedere le preimpostazioni. Panorama funziona bene, miniatura non l'ho mai provata, scusate. Panosphere è una foto a 360 gradi che però non sono riuscito a far funzionare in maniera decente, mentre invece il rallentatore, questo qua che è il rallentatore, non rallentamento ma rallentatore, ci permette di fare le scie di luce la sera, e anche se troverete che la qualità al buio di questo telefono, o meglio con poca luce, non è proprio eccellente, questo sistema, questa preimpostazione funziona abbastanza bene. Invece il rallentamento non mi ha soddisfatto particolarmente. Funzione interessante che ormai molte fotocamere hanno è il sorriso, che scatta una raffica di fotografie, permettendovi poi di andare a sostituire solamente i volti, questo molto carino. Quindi se cercate, è veramente un peccato perché queste preimpostazioni di Asus, che possono essere di per sé interessanti, vengono un po' vanificate dalla qualità che non è proprio eccellente, ripeto, nella media non fa schifo, ma non eccelle sicuramente in fotografia. Per quanto riguarda invece i video che vengono girati, che questo smartphone fa a 1080 scusate, a 1920x1080, quindi Full HD, funziona decisamente bene, in maniera discreta. L'autofocus è sempre abbastanza preciso e anche abbastanza veloce, ma anche nel video non si ha quella qualità, non so come spiegarvi. Io forse mi faccio
sono veramente, mi faccio un sacco di seghe mentali, parliamoci chiaro, faccio il fotografo e quindi vado a cercare i difetti. Per l'utilizzo di tutti i giorni va benissimo, però se utilizzate come me il telefono anche per fare dei video, che poi utilizzo carico su YouTube, molti dei miei video sono integrati con pezzi, con stacchi girati col mio Honor 7 per esempio o con il Lumia 1020, questo telefono è sicuramente 4, 5, 6 scalini sotto ai telefoni che ho appena citato dal punto di vista della qualità video, quindi anche della nitidezza, per esempio, della cristallinità dei video. Bene, direi che quello che apprezzo tantissimo, ecco, l'unico problema che ho avuto ormai questo mese e mezzo di utilizzo è che ho rootato il telefono per poter disinstallare alcune applicazioni di sistema, che sono veramente tante, e anche per poter riuscire a gestire i processori in maniera più approfondita, eccetera, poter fare dei backup, niente di particolare. La ROM è sempre rimasta la sua, ho sempre lasciato la stock. Però devo dire che con lo smartwatch, questo che è il Moto 360, ma anche con il Sony Smartwatch 3, mi ha dato qualche problema. Di che tipo? Prima di tutto, con il Bluetooth acceso e anche adesso, ora abbiamo utilizzato la fotocamera, eccetera, però è sempre leggermente tiepido in questa zona. Non brucia, non scalda troppo, ma sempre leggermente tiepido in questa zona, cosa poco piacevole quando è in tasca, e spesso mi perdeva la connessione con lo smartwatch. Questo cosa comportava? Che lo smartwatch doveva cercare spesso la connessione Bluetooth con lo Zenfone e consumava più batteria del solito. Da ieri sera, avevo già fatto questa prova prima, ieri sera ho deciso di renderla definitiva. Sono tornato alla UI originale, quindi ho tolto il root del telefono e ho fatto tutti gli aggiornamenti, probabilmente perché avendo il root non avevo potuto fare gli ultimi aggiornamenti di sistema forniti da Asus. Tornando a diciamo riportando il telefono allo stato di fabbrica, devo dire che non mi dà più questo problema da ieri sera, ma vi ripeto, anche l'altra settimana l'ho tenuto una settimana intera senza root e ho visto questa differenza. Facendo il root scalda un po' di più, che è molto strano perché in realtà l'ho fatto proprio per avere l'effetto opposto che ho ottenuto, cioè poter risparmiare un po' di batteria e avere un pochino più di interazione approfondita con il software e l'hardware del telefono. In realtà ho peggiorato la situazione. La batteria ha ridotto di parecchio la sua durata, tanto che non arrivavo a fine giornata. E questo era molto strano, nonostante il risparmio energetico, nonostante GreenFi installato, eccetera, eccetera. E sicuramente derivava dal fatto che il telefono scaldava sempre un po' in questa zona. Togliendo il root ho risolto questo problema. Adesso la batteria mi arriva in una giornata abbastanza stressante, quella delle mie, diciamo, mi arriva tranquillamente intorno alle 11, 11 e mezzo di sera, senza doverlo ricaricare. Considerate che ho sempre collegato lo smartwatch, quindi ho il Bluetooth sempre acceso tutto il giorno e Wi-Fi anche. Bene, questo più o meno è tutto quello che dovevo dirvi su questo telefono in poche parole spicciole. Io a chi lo consiglio? Lo consiglio a tutti quelli che non hanno tantissimi soldi da spendere e vogliono un top di gamma. Scusate, mi sono dimenticato che ha l'NFC, cosa che per me è un punto a suo favore, molto 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 utile per diverse cose, per esempio per accoppiare il telefono, ma anche per mettere dei settaggi preprogrammati. Io, per esempio, quando vado a letto, accanto al mio letto sul comodino, ho un chip NFC, ce lo appoggio sopra e lui mette in automatico il silenzioso, chiude delle applicazioni, accende il non disturbare, insomma fa tutte le sue cose senza doverci andare a spippolare. E lo stesso la mattina quando esco di casa, accanto alla porta ho un altro chip che riporta le impostazioni che mi servono per stare fuori al lavoro. Detto questo, questo telefono, dicevo, lo consiglio a tutti quelli che vogliono un top di gamma ma non hanno i soldi per comprarselo.
rinunciando a un po' di qualità sulla fotocamera e in alcuni piccoli dettagli, come per esempio la SIM 2 non accessibile, che non ha accesso ai dati. Ma per il resto devo dire che non ha niente da invidiare ad altri telefoni molto più costosi di questo. Prezzo-qualità sicuramente uno tra i migliori sul mercato. Io mi sono trovato molto bene. Bene, per questa recensione è tutto. Ci sentiamo nel prossimo video. Enjoy more. Ciao ciao!